Allora ragazzi, siamo qui per una puntata sul tutorial della TechKit. Aspettiamo un attimo che smette di piovere, ok, perfetto. Allora, dove eravamo rimasti un attimo, che sono appena rientrato nel mondo ma non mi ricordo che stavamo facendo. Qua avevamo cambiato i cavi, avevamo messo il pannello, sì. Redstone. Ah, avevamo macerato quella. Ah, i lapislazzuli. Qua c'era. Che cazzo? Chi ci ha messo la gravel lì? Chi ci ha messo la gravel qui? E 8 di tin, ok. Vediamo un po' che facemmo. Sì, ho qualche idea, dai. Ho qualche idea. Che idea? Aspettate. No. Dov'è che usiamo? Dov'è la cassa con la redstone? Quale è la cassa? Ah, è qua. Ok, allora. L'idea era di fare uno di questi, un energy collector. Però, per far... ci serve un blocco di diamanti, come vedete, quindi sono ben 9 diamanti. Ora, noi quanti diamanti abbiamo? 1 qui, 0 qua, 0 qua e 1 là. Quindi dovremo moltiplicare un pochino questo diamante qui. Tanto questi non li usiamo, ragazzi, dai. Lasciamo uno per fare i fighi. Ne lasciamo uno per dire noi abbiamo lo smeraldo. E company. Allora, bruciam. Multiplicam. Oh, c'è già. 2, 3. E basta. Siamo a 4. Mentre ce ne servono altri 5. Cos'è che ha? Ragazzi. Allora, la glowstone, la niconite, volevo dire, scusate, è abbastanza inutile, ma ha un EMC molto alto. Quindi se noi ne bruciamo... Come non si brucia, ragazzi? Oddio, di un altro modo, non la riconosce. Ma che cazzo... guardate il lapislazzuli che è iniziato. Bruciamocene un po', dai, sì, eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Eccolo qua. Poi, che ci serviva? Della glowstone, un vetro e una fornace. Allora, glowstone. Ne avevamo un po'. Dove cazzo è finita, ragazzi? Perché scompare la roba qui? Glowstone, gold dust. Bah. Ah, eccola, ma quanto sono stupido. La prendiamo e ci facciamo i blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ecco qui 6 blocchi che vanno messi così. Così. Poi ci serve una fornace. Eccola qui. Ci serve una fornace. Stai fermo. Una fornace. E un pezzo di vetro. Ed eccolo qui anche il pezzo di vetro. Ed eccolo qui. Cos'è questo? Un energy collector. Cosa avete capito dal nome? Assolutamente niente, suppongo. Adesso ve lo spiegami che cos'è. Allora, ma prima di spiegarvelo, ci abbiamo il trapano e andiamo di sotto a fare un'altra stanzettola. Già si fa. Ah no, ok. Ne facciamo un'altra stanzetta perché ci serve un'altra stanzetta per mettere questo affare. Perché questo affare, uno, non occuperà tanto spazio, ma poi piano piano vedrete che ne occuperanno tanto. Ok, sì, bruciamo la terra, ciao. Prendiamo la stones. La, ciao. Oggi dormo, ragazzi. Prendiamo la... la cazzina. La cobblestone, ecco, cobblestone. Si chiama cobblestone almeno, se si chiama cobblestone. Ok, la rimettiamo qui. Mettiamo qui due torce qui. Che se no è buio. Qui. Mettiamo questo coso qui. E ora vedete che si è iniziato a caricare. Voi direte cos'è questo? Questo è l'EMC di questo affare.
Se io metto uno di qua al qui, lui inizierà il trasformamento, la trasformazione, non il trasformamento, e lo farà diventare, guardate, lo farà diventare gunpowder. Cosa fa la gunpowder? Fa tutto il giro alla velocità della luce, infatti non l'abbiamo nemmeno vista, e torna qui per essere ritrasformata ancora. In cosa verrà trasformata la prossima volta? Non ve lo dico. Ve lo faccio scoprire a voi. Ce ne torniamo di sotto. Perché? Perché ho fatto un blocco di pietra luce. Perché? Perché se noi piazziamo questo blocco di pietra luce qui, vedete come va più veloce? Si accelera questo processo. Quindi aspettiamo che abbia fatto. Poi gli altri non ve li faccio vedere perché sono sempre più lenti. Quindi non ho intenzione di perdere tempo qui per farvi vedere queste cose, insomma. Allora, questo adesso fa, questo ha quasi fatto, questo sta per fare, questo ha quasi, questo ha praticamente fatto. Diventata polvere di pietra luce, non di carbone, ragazzi. Prima gunpowder, ovvero polvere da sparo, poi polvere di pietra luce. Poi continuerà il suo corso e alla fine diventerà AE Eternalis Fuel, che ha un EMC quanto un diamante, ragazzi. Quindi, oltretutto, noi potremmo scambiare uno di quelli per un diamante. Utile, no? Che facciamo? Ah sì, ok, ragazzi, qualcosa da fare, già da fare, ce l'abbiamo. Allora, apriamo la porta e ci incominciamo a craftare un'armatura, ragazzi. Un'armatura, direte voi, che tipo di armatura vogliamo craftarci? No, non ce la craftiamo, mi sa, perché volevamo questa, però serve un diamante almeno, quindi non lasciamo perdere. Appena avremo un po' più di diamanti farò vedere come si crafta questa armatura. E per ora un termometro. Che cazzo serve il termometro? Oddio, un termometro. Ma chissà che serve? Bah, non lo so. Di un termometro digitale. Bah. Non lo so. Allora, questa si potrebbe anche craftare. Guardate. Come si crafta? Eccola. Ah, ganzo. Ma questo cos'è? Questa è per aggiustarla. Allora, che cazzo è? Vabbè, lasciamo perdere. Ci craftiamo, abbiamo detto. Ah sì, il backpack, cos'è? Il trapano si scarica abbastanza in fretta. Se noi ci craftiamo il backpack, il trapano ci metterà un sacco di tempo in più, perché il backpack gli darà energia. Adesso vi spiego come si crafta. Servono 6 pile. 6 bellissime pile. Dove noi abbiamo dei cavi? Da nessuna parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a sto punto, ok. Li mettiamo qui con la gomma. Perfetto. E li facciamo diventare cavi. A parte che ne avevo già un po' qui. Ok, 27 cavi. Niente male. Allora li mettiamo qua. La redstone ce l'abbiamo e ci serve un po' di tin. E lo mettiamo qua dentro. Chi? Ok. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eccole qui le nostre batterie. Poi ci serve uno circuito. Avevo una batteria. Fanculo. Non abbiamo uno circuito, ma ora ce lo giro. Ragazzi, ce lo andiamo a craftare. Eccolo qui anche questo. Mettiamo il circuito qua, questo tin qua, batterie qui, e ho invertito. Eccolo qui, ragazzi, backpack. Scusate, c'è ancora la tosse. Il backpack, adesso noi lo carichiamo nella batbox. Guardate, il backpack si carica e il livello della batbox non scende, perché l'MFE gli rinvia subito energia. Bello, eh? A noi servirebbe anche questa cassa qui. Per me non ci serve più, ragazzi, costa troppo. Aspettiamo un attimino che si carichi questo affare. Vi spiego una cosa. Come si usa questo coso qui? In poche parole, ce lo dobbiamo mettere sulle spalle e lui darà energia automaticamente al... Lo mettiamo così, ecco qui, ragazzi.
e dà energia al trapano. Adesso vedete che il trapano è scarico. Se io andassi di sotto ad allargare un po' questa stanza, eccolo qua, si è ricaricato. Appena si è, diciamo, si è accorto che appena si è scaricato un altro po', si è ricaricato perché il Beppe gli ha inviato energia. Non so se è abbastanza chiaro, forse perché non è neanche chiaro a me. L'importante è che abbiate capito a cosa serve il Beppe. Ci leviamo tutto questo ormai che è simmetrico, c'erano 4 di pietra, quindi sì, pietra. Ciao bello. Cazzo. Ma che è? Ma che cosa c'è? Ah, era dove era esploso il creeper, ragazzi, si ricorda? Nessuno. Era esploso un creeper. Credo. Ah, yes, yes. Yes, sì, era esploso un creeper. Diventata Blaze Powder. Adesso aspettiamo, vediamo che diventa. Questa è 764, eccolo qua. Diventata una glowstone. E si è scaricato quello perché l'ha usato per fare la glowstone. Adesso li facciamo. Ora che abbiamo fatto anche questo, vi spiego un'altra cosetta qui. Dato che abbiamo tanto lapislazzoli, se non mi sbaglio, ma sì, dai, ce l'abbiamo tanto. Consideriamolo tanto, qui. No, i blocchi si fanno con 9 di lapislazzoli. Perfetto. Allora, perché ho fatto 6 blocchi di lapislazzoli? Perché noi ci andiamo a potenziare il nostro amato Batpack, così tiene molta più energia e possiamo stare in miniera e molto più tempo. Allora, adesso casomai io se lo ritrovo, eccolo qui, Batpack. E serve un avanzato circuito, porcaccia. Quindi ci dobbiamo fare un circuito, questo non me lo ricordavo, ragazzi, sinceramente. Ma il Chrysler faccio. Quindi ci serve un circuito normale con uno di ferro raffinato per fare un circuito. Ecco qua. Come si fa il circuito avanzato? Si fa mettendo questi così e due di lapislazzoli. Ne abbiamo bruciato il lapislazzoli dicendo ce l'abbiamo tanto, ma insomma non è che l'abbiamo tantissimo. E mettiamo, dove è finito l'avanzato circuito? Eccolo qui. E lo mettiamo qua. Ed ecco il Lapack. Come vedete è carico, ma manco un quarto. Perché? Perché il Lapack vale più di 4 volte il... Questa era la carica che equivale al Batpack. Il Batpack teneva questa energia. Il Batpack può tenere anche, oltre a quella che teneva il Batpack, che era questa qui, può tenere anche tutta l'altra barretta che è vuota ora. Quindi adesso lo andiamo a caricare. Ah, ragazzi, il Batpack è un... vabbè, macchinario, chiamiamolo macchinario. Un qualcosa comunque che va ad alto voltaggio. Non può andare a basso voltaggio comunque. Quindi come avete visto non si è caricato col come avete visto non si è caricato con l'affare lì. E che stiamo facendo qui? Stiamo facendo i cretini perché ci servirebbe il diamante, ma non abbiamo. Allora ragazzi, scendo in miniera, ma anche se vedo dei minerali vi prometto che non li prendo. Dai, davvero, prendo solamente del da bruciare, no? Del questo, prendo solamente un po' di zaffiri, un po' di smeraldi e un po' di questa roba qui. Quindi, eccoci qua ragazzi, sto uscendo dal dungeone. Dal dungeone, quello non è un dungeone, è una caverna. E ho preso un po' di semi prima mentre andavo, dato che... Come cazzo? Perché sono da questo lato? Volare! Un cacchio! Allora, andiamo a... Abbiamo finito da mangiare, qui. Perché l'ho finito di sotto in miniera. Quindi ci serve del grano. Ma tanto, eccolo lì che è pronto. È pronto! Abbiamo lo stone sword, quindi adesso lo... Lo ariamo tutto. Eccolo qui. Eccolo qui. Visto quanto è comodo lo stone sword. No, abbiamo arato anche di qua. Non volevamo. Chiusateci. Ok. Ripiantiamo il gran. Ripiantiamo lo gran. Ripiantiamo. Lì si è, non me ne frega niente. Non ho tempo da perdere. Allora, dato che abbiamo un... Non c'ho un tritappo. Adesso ci facciamo il tritappo elettrico. Allora, qui e qui. Ok, 40. Ah, c'è MPC4, dai. Facciamo un po' di roba. E che non è vero,
Roba inutile che ha un MC alto, no, non c'è. Ah, dai, diciamola. Beriucciemla. Perfetto. E poi l'ha imparata Learned, ho visto che significa imparare in inglese. Quindi quando vi fa quel modo vuol dire che ha imparato quello che gli avete dato da Brucia. No, questo già l'ha imparato, vedete ragazzi qui. Il grano mi sa di no. Però il multiplo di F qua. Learned, esattamente. Quindi non l'aveva imparato. Facciamo così, facciamo delle pagnotte. Che poi non è vero, ma chi dico che ho finito il cibo? Mi sa che sono stupido, secondo me. Secondo me. Perché ero andato di là? Ah sì, guardate qua ragazzi, 35 smeraldi, 27 rubini e 49 zaffini. Sono stato tre quarti d'ora in miniera a prendere solo questi minerali. Quindi, bruciamoli. Guardate come si alza l'EMC, magnifico. Abbiamo diamanti infiniti. Non è vero. Per niente, non è vero. 6. Vai, basta, se ne bastano 6 poi ne prenderemo altri. Allora, io direi che il qua c'è qua. Mettiamolo qui. Come? Come non è stato insegnato il copper? Oddio. Perché non mi fa mettere il carbone? Oddio. Come mai non posso mettere il carbone qui? Come mai non posso mettere il carbone qui? Perché non posso mettere il carbone qui? Come mai? Come mai? Boh. Non lo so. Allora, dato che ci servirà molto carbone, noi ci direi di farci. Direi che non ce la facciamo, costa troppo. Non è vero. Allora, vi insegno. Vi impari mi. Allora. Adios. Bisogna fare questa covalent dust. Come si fa la covalent dust? È quella verdaccia. Si fa così. Facciamo così. E mettiamo and carbone qui. Ragazzi, sono stupid, lo sapete tutti. Non è uno di carbone. Cosa ho fatto? Vaffanculo. Non è uno di carbone. Infatti, non è uno di carbone. Infatti, è uno di carbonella. Quindi ci prendiamo del legno. Scusate la flemmaticità. Va bene, prendo il legno. Fatto, ragazzi, ho preso il legno. L'ho preso. Ce ne ho preso proprio 8 perché non avevo voglia. Ne ho preso proprio 8. E ce lo andiamo a cuocere qui. Perché ne ho preso 8? Ne ho preso 8 pensando che lo cuocevo nella fornace di pietra. Invece poi c'ho quelle elettriche, quindi boh. Charge coal, che non è coal, attenzione. Non so come si pronunci. È carbonella. Quindi noi prendiamo la carbonella e la mettiamo qui. Ed ecco 40, dico ragazzi, 40 di covalent dust. Quanta ce ne serve a noi però? 1. Gli altri 39 li potremmo usare prima o poi per riparare degli attrezzi. Ne serviva uno qui. Poi serviva l'altra. Questa qui, come si fa? Uno di redstone e uno di ferro, ragazzi. Me lo ricordavo, ma volevo farvi vedere il crafting a voi. Non è vero, non mi ricordavo. No, sinceramente. Sinceramente non lo so nemmeno io se lo ricordavo. No. Allora. Ed eccola sempre 40. Ce ne serve sempre uno. E i 39 li mettiamo sempre. Allora. L'ultima è la peggiore, diciamo, perché? Perché è quella che si fa con il diamante, uno di coal e uno di diamond. Attenzione, non era charge coal, quindi se io metto la carbonella, che non ho qui, ma non funzionerebbe con la carbonella, ragazzi, se non vi fidate vi faccio vedere. No, ho sbagliato workbench, scusate. Ecco, vedete, non funzionano. Serve il coal, il carbone vero e proprio. Uno lo mettiamo qui. E il 39 restante lo mettiamo. Perfetto. Ora, se non mi ricordo male, servivano non ho del ferro qui. Non ho del ferro qui. Due di ferro qua. Una chest lì e non mi ricordo più. Ah, un diamante e due di stone. Due di stone. Un diamond. Quindi abbiamo usato due diamanti. Due diamanti abbiamo usato. Due diamanti, non è una bella cosa, no? Ok, ci prendiamo questo, leviamo. E lo mettiamo qui. Eccola. Ora, che volevo fare io prima? Una porca miseria, volevo fare questa, perché? Perché ve lo spiegherò subito, perché. Vado di sotto in miniera a prendere l'ossidiana e torno, ragazzi. Metto pausa, eh. Eccoci qua.
Eccoci qua. Allora, stavo dicendo metto pausa, ho detto metto pausa. Intendevo metto pausa al video. Non so se l'avete intuito, suppongo di sì. Allora, ed eccola qui, l'Energy Collector. Cioè, cos'è, direte voi? Ora ve le spiegami. La mettiamo accanto a questo, la mettiamo accanto a questo, la mettiamo accanto a questo, perché deve essere assolutamente collegata con quello. Che cos'è questa roba qui? Guardate, guardatemi. E guardatemi, mettiamo una cosa qui. E ragazzi, quanto sono bravo, non funziona, vediamo un po'. Perché non funzioni, brutto tools? Ah no, ok, si sta caricando. Non è vero che non funziona. Essere mi che sono stupide. Cioè, non funziona, se io levo questo funziona. Vedete? Quando si sarà riempita tutta questa barra qui, avrà moltiplicato uno di call, ragazzi. Che voi ci crediate o no? Questo coso moltiplica le cose qui. Solo che finché sta là, perché? Se questo lavora, usa le EMC per trasformare questo, tutto qua. Ma tranquilli, stand. Volevamo farci l'ermeture, volevamo farci, qui. Ci serve dell'altro diamante, andiamo in un altro transmutation table. Come prima cosa ci facciamo il petto dell'armatura, diciamo. Non è vero, perché è la cosa più inutile. Cioè, voi direte, cavolo, è la parte che difende di più. Sì, ci avete ragione voi. Però, il problema è che noi al petto ci abbiamo il, in teoria, il lapack. Oppure il jetpack, io almeno gioco così, metto o il jetpack o il jetpack al petto, quindi non ha senso fare una di queste due cose se poi non la usiamo. Invece ci facciamo il casco, che come vedete si fa con delle carbon plate, del glass e un diamante energetico. Quindi, il diamante energetico, il vetro e le altre cose strane che abbiamo visto, che erano le carbon plate. Come si fanno? Come si fanno le carbon plate? Bisogna macinare 1, 2, 3, 4, 4, 8 pezzi di carbone per ogni carbon plate, che voi ci crediate o no. Quindi, 2 carbon plate, 3 carbon plate e 4 carbon plate. Ma voi direte, ma è uno spreco di carbone? Questo è parzialmente vero, perché quell'armatura difende veramente tanto, quindi è parzialmente vero proprio per questo. Proprio per questo qui. Allora, metto pausa e maciniamo sta roba. Uè. Eccoci di nuovo, ragazzi. Messo pausa 100 volte in questo video. Ho macerato quel 32 di carbone che avevo messo lì. Che avevo messo lì. Come si fa? Si fa così. Così si fa una di queste. Non ne facciamo tante. Poi si fa così e avviene una di queste. Noi ne facciamo. Ed ecco le 4 che vi dicevo. Ora voi direte, questa è uno schifo. È un vomito. È un vomito di raw carbon mesh. In realtà non è vero, ragazzi, sto dicendo cavolate. Perché? Perché se questa, se io chiappo il macchinario giusto, se queste le compressiamo diventeranno quelle belle mattonelle, diciamo, che avevate visto prima. Ragazzi, dato che questo video mi sta durando piuttosto tanto, penso, no vabbè, non metto pausa, non esageriamo con le pause. lasciamo. Allora, che facciamo nel frattempo che quello si compressa? Che facciamo? Non lo so. Allora, facciamo. Facciamo. Ragazzi, non so cosa facciamo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q. Oh minchia, cioè. Questa fornace, ragazzi, voi non vi rendete conto di quanto vale e come cuoce. Però guardate le EMC, 2.514.952. Avete idea di che significa le EMC così? La fornace vale, non lo so nemmeno io che vale, una cosa impressionante quanto può valere una fornace del genere. Quello è a 300 e passa, quello mi moltiplica appena fatto quello. Ah no, per questo non riesce a inviarlo. Eccoli, sono arrivato giusto in tempo. Dove essere workbench, ok, ecco. Mettiamo così ed ecco il nostro casco. Il nostro casco, se ce lo mettessimo, da scarico, parerebbe 2. Dice di parare 2. Ma se poi ci attacca un mostro, noi che crepiamo come niente. Allora, apriamo l'MFA, scusate la mia sdattaggine, ragazzi.
Dove è finito il casco? Quanto sono scem? Ce l'ho addosso. E lo carichem, lo carichem, lo carichem. Mamma mia, quanta energia succhia. Lo carichem. Ragazzi, 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 ragazzi. Lo carichem, ma ascoltate da me. Adesso carico il casco e poi vi saluto, ragazzi, perché direi che per questo episodio è durato abbastanza. Aspettiamo che si carichi il casco. Vediamo se si carica tutto. È un po' dispendioso di energia, direte voi, caricare un affare del genere. Sì, è vero, ma non è molto dispendioso come diamanti, né, diciamo, non spendiamo molti diamanti per fare una cosa del genere. Ma soprattutto, oltre ai diamanti che contano, sì, ma fino a un certo punto, noi facendo in quel modo abbiamo un'armatura che non si rompe mai. Basta ricaricarla, e questa è una cosa molto buona. Invece ogni volta per fare un casco di diamante dovevano spendere 5 di coso lì, e era un disastro, era. Allora, metto pausa finché la freccina non è arrivata proprio al limite, così vi faccio vedere in che si trasforma, e vi saluto per questo episodio, ragazzi. Mettiamo pausa, voi. Ecco qua, ha appena finito, ragazzi, vi giuro che ha appena finito, l'ho visto finire in questo istante con i miei occhi, non so se l'avete visto anche voi, perché ho partito il video. Ho partito il video, ragazzi, nuovo termine mio. Ho partito il video adesso, ha finito e ha fatto una Eternalis Fuel. Che vale quanto un diamante? Vale quanto un diamante? Vale quanto uno diamante? Però basta, basta, basta. Allora, ragazzi, vi spiego un'ultima cosa, cioè leviamo sto coso. Come vedete, il carbone si moltiplica. Eccolo qua, siamo a 2. Appena avrà riempito tutta questa barra saremo a 3, poi 4. Saremo a 2, saremo a 3, poi 4, così. Questo coso qui si può sia bruciare qui, come tutte le cose. Credo si possa bruciare. Non è vero, non si può bruciare. Serve per determinati scopi che vi mostrerò. Che vi mostrerò. Vi mostrerò. Vi mostrerò. Che volevo dirvi? Pandinus, che volevi dirvi? Allora, un attimo, che scopro cosa volevo dirvi. Invece no, non lo scopro, ragazzi, quindi... Va bene, quindi ciao a tutti, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate se non avete capito qualcosa, iscrivetevi, mettete mi piace, fate quello che vi pare, dormite, mangiate, bevete... State a casa, fate salina. No, non è vero, non fate salina, ragazzi. Non fate salina. Allora, ciao, ragazzi.